Recording is on. Okay. Ho fatto partire la registrazione, salvo buon fine, intanto spero di avere qualcosa in archivio, ok? Potete Perfetto. cominciare. Salvatore, puoi iniziare. Sì. Anima, oseresti tu adesso con me avviarti verso l'ignota regione dove non vi è terra sotto il piede? Né sentiero alcuno da seguire? Non carta, non guida, non voce che suoni, non tocco di mano umana, non volto di florida mano, né labbra, né occhi in quella terra. Non la conosco, anima, non la A meno che conosci non tu. ci prego. Davanti non si spalanca che il vuoto. Tutto è imprevisto in quella regione, in quella inaccessibile terra. Con le parole di Salvatore Rugiano siamo entrati così nella ultima fase di questo percorso della vita di Cesare Pavese. Ricordo che questa colonna, definiamola sonora, che ci ha accompagnato, è tratto da una poesia di Walt Whitman, che è l'autore sul quale Cesare Pavese ha costruito la sua tesi. La protagonista di quest'ultimo appuntamento è Constance Dowling, conosciuta da Pavese nel capodanno del 1950 in casa di amici. È un'aspirante attrice americana venuta in Italia insieme alla sorella Doris, attrice già affermata che aveva appena recitato in Riso amaro. Pavese forse ha promesso di aiutarle con qualche soggetto cinematografico. Cesare rimane folgorato da Constance. Ai primi di marzo la donna lo raggiunge, stanno insieme a Cervinia e a Torino. Ed è una breve parentesi di felicità, sempre insidiata dalla ossessione dei precedenti scacchi amorosi. Connie sembra riportare a Pavese in una ventata la giovinezza. Sgorgano per lei le ultime poesie di Cesare, quelle della raccolta Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Ben presto, però, come sempre, la superficie del mare si increspa. Ma andiamo ora con ordine. Nel 1949 Pavese aveva pubblicato per la casa editrice Einaudi La bella estate, il romanzo con il quale vincerà l'anno dopo il premio Strega. In quel libro, nel racconto Tra donne solo,